Buongiorno Zambon, ex funzionario dell'OMS, sapete di tutta la vicenda davvero poco chiara e quantomeno inquietante che si è delineata attorno agli alert e a quello che poi ci ha portato a gestire la pandemia. Con un piano non aggiornato, da oggi è in libreria il libro di Francesco Zambon, Il pesce piccolo, una storia di virus e segreti. Buongiorno intanto Zambon. Buongiorno a lei e grazie di avermi. Senta, intanto ci abbiamo fatto vedere Ranieri Guerra che parla di lei non a caso naturalmente. Lui dice che lei che non vi siete mai confrontati, che vi siete scritti solo delle mail e che lei non accetta il confronto con lui. Beh, diciamo che è una cosa abbastanza ridicola, trovo. È come chiedere se uno ha subito un abuso di sedersi allo stesso tavolo con l'abusante. Questa è una cosa che non si fa. Io mi sono rivolto agli organi competenti della mia organizzazione, l'ufficio di etica, l'ufficio di compliance, di tutti i livelli, Ginevra, New York. Quindi quando succedono queste cose, quindi malacondotte, harassment, all'interno dell'organizzazione bisogna rivolgersi alle organizzazioni competenti. Non c'è un confronto diretto, anche perché io per quale motivo avrei dovuto avere un confronto diretto con Ranieri Guerra. Il punto qui, e mi permetto di dire che la storia è chiarissima in realtà, è che viene strumentalizzata e vengono presi dei pezzettini apposta per strumentalizzarla. Io nel mio libro cerco di raccontarla tutta basandomi sui fatti. Bisogna attenersi a quello che è successo veramente, e quello che è successo veramente è che c'è stato un conflitto di interesse, ce ne sono stati molti, e quindi non è una diatriba tra me e il dottor Guerra, contro cui io personalmente non ho niente. Lui ha fatto degli attacchi anche molto pesanti a me dicendo che non ho nessuna etica. Ecco, io non mi sono mai permesso di dire niente del genere nei suoi confronti. Senta, chi è il pesce piccolo? Lei? Il pesce piccolo, all'inizio del racconto, quando ho cominciato a scrivere il libro, sì, sono io, poi dopo mi sono reso conto in realtà che siamo tutti dei pesci piccoli, anche il dottor Guerra, anche il ministro Speranza, anche il dottor Tedros, direttore generale dell'OMS. Siamo semplicemente degli ingranaggi più piccoli, più grandi, di una macchina molto più grande che è il caso di sistemare, se vogliamo evitare pandemie catastrofiche come questo. Non a caso ieri è uscito un rapporto dell'Independent Sì. Nella Panel che valuta la risposta dell'OMS e che va esattamente nella stessa stessa direzione del messaggio direzione. del libro. Direi Ritardi, che errori, tutti sono impreparazioni, la perfetti. pandemia si poteva Evitare. evitare. Ecco, diciamo che io non potevo certamente sapere i risultati di questo altro rapporto indipendente. E sono veramente contento che vadano nella stessa direzione, contento non tanto per me, ma perché se vogliamo che ci sia un'altra pandemia, che ci sarà senz'altro, ma però senza risultati catastrofici come questa, dobbiamo assolutamente imparare da quello che abbiamo fatto bene e da quello che abbiamo fatto male, e non impariamo fin tanto che non mettiamo trasparenza. Ora le parti in gioco in questa bruttissima storia italiana, che è tutt'altro che italiana ma internazionale, stanno facendo tutto fuori che mettere, diciamo, la verità, in evidenza. Stanno buttando nebbia, insabbiando a più riprese. Ecco, per questo ho voluto scrivere il libro e il libro rimane. Un articolo di giornale va e viene, un servizio televisivo anche, il libro rimane. Senta, nel libro appunto c'è un capitolo intitolato Non fu la Cina. Quello della Cina è stato un pretesto, è un pretesto per spostare l'attenzione, un tentativo di depistaggio, che cos'è? Sì, è esattamente un tentativo di depistaggio. Tra l'altro io quando ho scritto il libro non avrei certamente potuto sapere che ci sarebbe stata questa polemica in questi giorni di voler puntare l'attenzione sulla Cina. Io lo dico in quel capitolo, non fu la Cina, dico che fu la Cina a chiedere il ritiro del rapporto per una correzione sulla cronologia della pandemia, correzione che venne fatta nel giro di un paio d'ore, ma non è questo il motivo per cui il rapporto è scomparso. Il motivo lo dobbiamo andare a cercare nelle pressioni che sono arrivate al governo, nelle pressioni che lo sappiamo, per esempio c'è il messaggio di Placardi dove dice vediamo se riusciamo a far morire il rapporto, ecco, come lo giustifichiamo? Quel messaggio qualcuno dovrebbe dire, o del messaggio del direttore regionale europeo Hans Kluger, che dice che il ministro Speranza era molto irritato. Ecco,
ci interessa dell'irritazione dei ministri o vogliamo andare un po' oltre? Perché se ci fermiamo all'irritazione dei ministri non risolveremo le prossime pandemie. Questo è il mio messaggio, non è relativamente ad attacchi personali. Io questi non li ho mai fatti e non mi interessa farli veramente. Senta, forse dobbiamo anche uscire fuori un po' da quella idealizzazione che noi abbiamo, no, di questo organismo, che non è un organismo indipendente. Forse il problema nasce da lì, da quello che lei chiamava prima conflitto di interesse. Sì, ha assolutamente ragione, al momento non è un organismo indipendente. Io sono stato criticato anche internamente all'OMS da ex dipendenti dicendo sì, ma tu lotti sulla base di principi ed ideali. Sì, certo, io mi ispiro a quella che è la Costituzione dell'OMS, che è quella di salvaguardare la salute del mondo, di tutti i suoi cittadini, che deve essere un'organizzazione pertanto immune da qualsiasi influenza esterna. Ecco, così è nata dopo la Seconda Guerra Mondiale l'OMS. Da qui a dire che possa essere un'organizzazione utopica, assolutamente indipendente da tutti gli stati, questo è un sogno, però tra quello che è oggi e tra il sogno bisognerà arrivare a un compromesso, ma certamente non possiamo rimanere all'OMS che è oggi. Lei ha ricevuto pressioni anche dopo, quando ha lasciato, o magari affinché non scrivesse la verità, la sua verità nel libro? Sì, certo, anche prima che lasciassi. Cioè, anche prima me lo immagino. Prima sì, ci sono state, diciamo, delle pressioni monetarie per evitare che parlassi e sono state proprio la molla per cui ho detto vabbè, non soltanto non ci saranno pressioni monetarie per comprare il mio silenzio, ma anche è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e me ne sono andato. Senta, in un'intervista oggi alla Verità, la domanda che naturalmente le fanno, c'è una domanda, quindi l'ipotesi dell'origine in laboratorio del virus rimane aperta e lei risponde sì, certo, nel report OMS ci sono 4 ipotesi, ma c'è anche questa. Sì, è proprio così, come ricordiamo c'è stata una missione di esperti da parte dell'OMS in Cina all'inizio di quest'anno proprio per chiarire l'origine del virus e alla fine c'è stato un rapporto, diciamo, di questa missione, un rapporto che è uscito tra mille polemiche, che non usciva mai, anche questo la dice lunga, insomma, perché chiaramente le negoziazioni con la Cina saranno state importanti e ci sono 4 origini possibili del virus, che ognuna di queste viene definita come più o meno probabile. Quella più accreditata è quella di uno spillover dal pipistrello, sì, a un ospite intermedio e poi per arrivare all'uomo. Ce n'è una su cui preme la Cina, che è quella del passaggio del virus e che sarebbe entrato in Cina attraverso i cibi congelati e surgelati, perché chiaramente scagionerebbe la Cina, e ce n'è un'altra che viene giudicata come altamente improbabile del virus che sia uscito da un laboratorio. A Wuhan ci sono tantissimi laboratori con alto livello di biosorveglianza, tra l'altro uno di questi si dice stesso, proprio nello stesso rapporto si dice che è stato fatto un trasloco proprio il 12 dicembre mi pare, e si dice nel rapporto dell'OMS che non si sono verificati incidenti. Ecco, trovo singolare perché ci sia proprio una riga che specifica che il trasloco è andato bene. Mi scusi, non abbiamo abbastanza informazioni. Modificando quel rapporto, come le chiedevano in sostanza di fare, perché questo le chiedevano di fare, chi si doveva proteggere? La persona inizialmente da proteggere era Ranieri Guerra, perché lui ti chiede di fare le modifiche relative al piano pandemico, ma poi dopo se ne sono inserite molte altre. Perché quello che è emerso dopo dall'indagine della magistratura, queste chat che sono emerse tra Guerra e Lussaferro e anche la metra Guerra e Speranza, insomma, definiscono un ampio spettro di interessi personali. Ecco, e questo credo che non sia tollerabile quando si ha a che fare con una pandemia, e bisogna veramente capire, cioè, per me la cosa è chiarissima come sono andate le cose. Sarebbe bello che tutte le parti decidessero, appunto, fossero d'accordo su quanto è successo, basandosi sui fatti e sulle prove, per poter poi costruire un futuro migliore. La vedo dura, visto che già oggi, diciamo così, non è che riceviamo tante risposte a quello che lei
ha denunciato. Lei, un'ultima domanda, dice anche che non sapremo mai la verità, quindi non è ottimista in questo, no? Nell'aver contribuito sostanzialmente a scandagliare, a sollevare, a rompere un sistema. Per come adesso l'OMS, no, non sapremo mai la verità e credo che questa dobbiamo mettercela via, però con il rapporto dell'Independent Panel che ho uscito ieri, penso che veramente questo è uno strumento importantissimo perché deve obbligare a delle discussioni. Poi se posso permettermi, lei dice sì che è difficile mettere le parti insieme. Ecco, a me dispiace anche che una certa parte dei giornalisti italiani, perché esteri invece sono generalmente molto più oggettivi e riportano, si attengono ai fatti, ma presentano, distraggono l'opinione pubblica perché presentano prima un pezzettino di questo e con una strumentalizzazione di quel partito, poi un pezzettino di quell'altro e un'altra strumentalizzazione. Certo. Ecco, questo non aiuta, non aiuta davvero. No, e allora per questo vi comprate il libro di Francesco Zambon, Il pesce piccolo, una storia di virus e segreti, e così. Anche qui siamo sempre lì, vi fate una idea di quello che Zambon racconta di una vicenda che insomma non è affatto piacevole, anche perché poi c'è una persona che ha deciso di non adeguarsi a quel sistema e di scardinarlo, di romperlo e di andarsene, però purtroppo un po' in silenzio nelle reazioni, diciamo così, di chi poi deve avere una responsabilità e di chi deve rispondere di questo. Grazie Zambon, grazie mille. Grazie a voi.